Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con i telespettatori e gli ascoltatori per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi, come abbiamo già visto, parleremo della provincia di Verona, in particolare delle discariche, degli impianti che si sono insediati o stanno cercando di insediarsi sul territorio e quindi dei relativi rischi ambientali. A Pescantina la discarica di Cafilissine sta mettendo per esempio a rischio le acque di falda con sostanze inquinanti, quindi molto pericolose. A San Martino Buonalbergo invece l'amministrazione ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione di un impianto di trattamento di fanghi derivati da depuratori di rete idriche civili e di industrie alimentari. A Sorgà invece nelle ultime settimane, come abbiamo già visto, sta facendo discutere molto l'idea di una discarica di Carflef, ossia gli scarti volatili derivanti dalla demolizione delle auto. Sorgà e 10 comuni limitrofi si stanno opponendo con tutte le loro forze per evitare questo insediamento. E allora, per parlare di questo, siamo in collegamento con Michele Barini del comitato No Carflef di Sorgà. Buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora dunque Michele, perché avete creato questo comitato e chi ne fa parte, insomma? Allora, ne fa parte un gruppo di cittadini di Sorgà, però diciamo la problematica è transcomunale e probabilmente nel futuro ci aggregheremo con altri comitati che stanno sorgendo spontaneamente anche in altri comuni limitrofi, soprattutto nel Mantovano. Ecco, quali sono le criticità che il territorio potrebbe riscontrare con l'insediamento di una discarica di Carflef? Ma il territorio, allora, è un territorio tradizionalmente a vocazione agricola. Il 90% della nostra economia, dell'economia del paese, deriva dall'agricoltura. E un insediamento di una discarica di questo tipo stravolgerebbe drasticamente tutto quello che è diciamo l'attuale struttura economica e sociale del nostro comune. Quindi siamo molto preoccupati per questo. Inoltre tutti i rischi ambientali che potrebbero derivare diciamo da questo insediamento ci preoccupano ancor più, perché le discariche insomma non sono una passeggiata, ci sono incendi spesso che si verificano, problemi di inquinamento delle falde e quant'altro possa derivare. Certo. Ecco, in queste settimane vi state relazionando con i sindaci, politici, soprattutto con i cittadini. Ecco, quelli che ancora magari non fanno parte del comitato, chiaramente. Qual è l'umore che circola tra la popolazione riguardo a questa tematica? L'umore è molto triste. Sinceramente io faccio parte del comitato cittadino e sono portavoce dei genitori, avendo due figli diciamo in età scolare, e i genitori sono molto preoccupati per il futuro, perché chi anche ha investito in questo paese per avere una vita tranquilla, un futuro sereno, magari con i figli accanto, si vede compromessa questa aspettativa. Quindi vi dico la verità, i timori stanno sorgendo e diventando sempre più grandi giorno per giorno. Chiaro. Ecco, cosa c'è in agenda quindi per il comitato da qui al prossimo futuro per impedire la realizzazione di questa discarica? Ma noi faremo azioni adesso sul territorio per sensibilizzare sempre di più le persone, perché in questo periodo diciamo di Covid è stato difficile riunire tutti i cittadini per spiegare appieno nei dettagli questo progetto e l'impatto che potrebbe avere sul nostro territorio. Quindi ci muoviamo adesso, faremo forse delle videoconferenze o qualcosa online e soprattutto con degli striscioni in tutti i paesi che aderiscono diciamo, all'unione dei 10 contrari. Ecco, speriamo altresì che anche altre comunità si aggreghino a questo fronte del no, perché è importante essere in tanti per contrastare questo insediamento. Ecco, tra l'altro, oltre al comitato No Carflef di Sorgà, ne esiste anche uno mantovano. Vi siete anche incontrati con loro? Sì, ci siamo sentiti, abbiamo fatto delle video call e coordiniamo diciamo le azioni sul territorio. Ecco. Certo. Ecco, un'ultima domanda, chiaramente diciamo che in anticipo, però è giusto farla. Credete di poter vincere questa battaglia per voi e per il territorio alla fine? Noi pensiamo che più siamo, più potere avremo da mostrare diciamo, negli organi decisionali che dovranno decidere
per il sì o per il no a questo insediamento. Quindi faccio un appello a tutti, alla politica e a tutti i cittadini, che si coalizzino e che aderiscano, diciamo, alle iniziative del Comitato per manifestare la propria contrarietà. E chiedo alla politica di prendere atto della situazione, che è una situazione grave, e che potrebbe, diciamo, per risolvere un problema che non si è riusciti a risolvere a monte con delle leggi nazionali, creare un disastro ambientale in una zona in cui si vive soprattutto di agricoltura. Stato chiarissimo, insomma, noi ora vi facciamo chiaramente in bocca al lupo, insomma, speriamo che riusciate, insomma, a portare a casa qualche risultato e insomma, a impedire questa discarica per la salute e il bene chiaramente della popolazione. Noi nel frattempo salutiamo e ringraziamo Michele Barini del comitato No Carflef di Sorgà. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. Benissimo, allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento oggi alle 12.30 con il nostro Buongiorno Verona e naturalmente una nuova intervista per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.